Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di IB, qui col vostro Vai93 Bar. Allora, molti di voi mi hanno chiesto di fare la gameplay di Aoni, che è un gioco che ormai sta venendo sputtanato, perché lo fanno tutti, ripeto tutti, e cercando un po' su internet ho trovato questo compromesso, che è molto più recente di Aoni, è del 2012. Ha una trama molto più fitta, la possibilità di avere ben 7 o 8 finali, non mi ricordo bene, e una soundtrack tutta sua. Quindi Aoni viene battuto in una maniera impressionante. Allora, da quel poco che ho letto, devo dire che prende parecchio, quindi vi consiglio di non perdervi questa piccola ma divertente gameplay, molto originale e cioè continua solo perché ho visto se funzionava o meno. Quindi, partiamo. Dimenticavo che è tutto in inglese, quindi spesso cioè, sempre, farò una piccola traduzione per farvi capire che cosa si stanno dicendo. Allora, iniziano già le difficoltà. Nel pomeriggio presto, sotto un cielo grigio, Ib e i suoi genitori erano sulla strada per una galleria d'arte. Ti ricordi tutto, Ib? Oh, hai la tua handkerchief? Un fazzoletto per le mani, penso. Sai quello che hai avuto al tuo compleanno? Mettilo al sicuro nella tua tasca, ok? Non perderlo. Ok, Ib è la protagonista ed è la bambina, ragazzina che abbiamo visto all'inizio. Ecco appunto, la grafica non è eccelsa, però chi se ne frega, l'importante è la storia, che è stata curata nel dettaglio, per quanto un programma come RPG Maker possa permettere. E allora, bene, siamo qui. È la tua prima volta in una galleria d'arte, vero Ib? Siamo qui oggi per vedere un'esibizione di lavori di un artista chiamato Gertena. E non hanno solamente quadri, ma anche sculture e tutti i tipi di creazioni. Wow! Questa dovrebbe essere la madre di Ib. Non dubito che ti divertirai, Ib. Questo è il padre. Dovremmo andare alla reception? Oh sì, prendiamo dei pamphlets. Dovrebbero essere i biglietti da visita, credo. Ok. Vuoi andare avanti? Davvero, Ib? Oh, va bene. Sii sicura di stare in silenzio nella galleria, ok? Non causare problemi, non far casino, e si sta incazzando, attenzione. Mi fa già paura, è questa la parte horror. Non c'è bisogno che ti dica che mi preoccupi per te, credo. Non causare altri guai ai visitatori, adesso. Ho paura. Forse dovrei prendere una pausa. Il bello è che possiamo girare per il mondo parlando con la gente. Vabbè, ho capito, mamma. Papà sta parlando con il tizio della reception. Ciao, tizio della reception. Non andare dietro. Qua dietro, Ib. Ehi, Ib! Sai che non dovresti andare là dietro. Va bene. Oh. Cosa abbiamo qui? Bello e soleggiato fuori. Ehi tu, tipo, cosa stai guardando? Ragazza che prende i giornali. E tu? Puntini puntini. Mi fai leggere il quadro, qui che abbiamo? Ah, ecco. Un'altra caratteristica è che Ib, essendo una bambina, appunto, come giusto che sia, non conosce delle parole. Quindi quando trova delle parole che non conosce, ci saranno questi punti interrogativi, che io rinominerò Bo. Quindi queste sono le Tori Bo. Non conosci questa parola. E come fare se una bambina non conosce una parola? Qualcuno direbbe vada ai genitori e la chiede, ma certo che no. Preoccupazione. Questo è chiaramente Ronald McDonald. E ci sono delle statue di donne con i vestiti attillati.
e senza testa. E oh mio Dio, un tipo con il suo pene da fuori che si sta godendo lo spettacolo. E oh mio Dio, non ti girare con quel coso quando c'è una bambina. Secondo me ciò che Gertena sta comunicando è l'individuale che mente in una espressione. Ovvero queste figure non hanno la testa, vedi? Credi anche tu così? Credo che sia solamente spaventoso. Ah beh, giusto. Ma credo che sia... sia meno preoccupante il fatto che perdano la testa che la propria personalità. Non so che significhi prattling. Ciao tizio pedofilo schifoso. Questo che cos'è? Oh, posto riservato. Che strano divano. Ma non male. Mi piacerebbe sedermi su questo, però credo che non si possa. Boh, sul tavolo. Sui tavoli. Non lo conosco. Oh, carino. Buh mondo. Non conosci questa parola. C'è stato un piccolo calo di tensione? Andiamo a controllare. Enlightenment. Illuminamento, forse? Your dark figure. Sembra... il cappuccio di Ezio Auditore. Sapete quello che fa ombra sulla parte superiore del viso, no? Sì, è lui. Boh, non conosci questa parola. Albero pulitore delizioso. Non so se sia giusto, ma non ha senso. Non conosci questa parola. Beh, mi sembra più che giusto. Boh, della fine del secolo. Non conosci questa parola? Oh, frutta bitter, non mi ricordo. Frutta di stagione? Boh, bitter. La donna in rosso. Wow. Bu diamante. Oh, siamo tornati. Ehi, aspetta un attimo, ma qua non c'erano dei tipi? L'uomo rovesciato qua, l'uomo in... messo al contrario. Non c'era uno che mi bloccava la visione qua. E non c'è nemmeno il tipo che si stava masturbando qui. Morte dell'individuale. Dell'individuo, non lo so. Boh, è strano. Oh, wow, si è andata la luce? Oh mio Dio. Ragazzi. Non so voi. Ma io sento benissimo dei passi. Non c'è nessuno attorno. Benvenuti nel mondo di Gertena, bla 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 bla. Ragazzi, è inquietante. Sia il quadro, che vorrebbe rappresentare una rana pescatrice, penso. Sì. Come si chiama? Del profondo. Bla 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 bla. Quando se ne vanno questi? Ah, finalmente. No, il rumore dei passi continua. Che cazzo? Sbaglio. L'uomo che tossisce. Ha preso vita l'uomo che tossisce? Ho sentito un Bu dello spirito. Bellissima ed elegante, ma se ti avvicini troppo ti boh dolore. Può sbocciare solamente in boh corpi. Non conosci alcune delle parole. Wow. Vedete, bambini, cosa succede ad andare in posti sconosciuti senza i genitori? Che non sapete le parole. Questo è molto male. Ok, qua non c'è nessuno. Mi chiedo che... cosa devo fare? Non c'è nessuno, ma si sentono dei passi, poi, devi dire. Che... avete visto anche voi?
C'è una figura qua, dietro la finestra. No, aspetta, è cambiato il messaggio. Prima c'era bel tempo. Non sembra che sia bloccata, ma non vuole aprirsi. Oh, mio Dio! Sembra che qualcuno abbia bussato su questo. Abbia battuto. Non dirmi che anche Ronald McDonald adesso esce fuori. Oh mio Dio. E mo? Cazzo, un frutto è caduto. Oh mio Dio, adesso quel coso si animerà? Sembra di no. Oh, gatti. Dove stavano i gatti, scusa? C'è un liquido blu che sta cadendo da dietro al dipinto. Come cam ib. Vieni, Ib. Vieni giù, Ib. Ti mostrerò alcuni posti segreti. No. No. Credo di non aver scelta, però, eh. Povera Ib. Che cazzo fa? Oi! Questo pulsante fa vedere il menu. E questa è Ib, una bambina che ricorda vagamente. Avete presente i pupazzetti dei calciatori che si vedevano anni e anni fa? Quelli con il corpo piccino e la testa gigante? Bene, Ib. E questo dovrebbe essere l'inventario con solamente il. Ah, ecco, era un fazzoletto. Fazzoletto di mamma, avuto da mamma. Che cosa. Perché qua manca un coso? Oh, rumore di sciacquone. E oh mio Dio. Cos'è, una mostra top secret questa? Il pesce boh. Interessante. Questo? Questo coso serve a salvare, ragazzi, ricordatevelo. Avevo giusto provato prima a salvare. È bloccata. Ok. Vieni. 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 È un pochettino brutto da dire a una bambina, tra l'altro. Brutti pervertiti. C'è una rosa nel vaso. Prendi la rosa? Prendi. Sono un fottuto marocchino, eh. Cos'è che fa? Ah! Questo serviva a spostare. Posso andare? No. E perché adesso c'ho delle rose là in alto? Tre rose da vendere a quelli che stanno seduti da qualche parte? Mi piacciono i capelli che escono fuori. Quando la rosa bows, anche tu bo via. Conosce alcune parole. C'è qualcosa sul pavimento. Ottenuta chiave blu. Non è cambiato il messaggio. Cosa vuol dire? Signora, qua non posso andare. Credo che uscirò tra. Cazzo. C'era prima questo? Tu e la rosa siete boh. Conosci il peso della tua vita. Non so che cavolo voglia dire. Te. Ti. Thief. Ladro. Sì, è definitivamente ladro. Ho preso solo una rosa. Qualche rosa. Ce n'era una, perché la mi segna tre? Salviamo di nuovo. Usato la chiave blu. Oh, ehi. Salve. Attento agli angoli. No, agli angoli, alle. Un dipinto di una. Coccinella. Questa. Un'ape.
Una farfalla e un ragno. E c'è un qualcosa che si muove, c'è un cosino nero. Che cazzo è? Posso parlarti? Oh mio Dio, sono una formica. Adoro i dipinti, ma i miei sono molto fichi. Mi piacerebbe vederlo ancora, ma è troppo distante. Che cosa? Non sto capendo. Da quando parlano le cose? Prologo. Capitolo 1. Capitolo 2. Ultimo capitolo. Che cazzo è? Non puoi passare questo buco nel pavimento. Wow. Posso sfondare questa parete? Questa casa non ha più pareti, ma alberi. Ah, è una farfalla, quindi questa vorrebbe essere tipo i Pokémon, no? Butterfly, Metapod e Caterpie. E questa è una larva schifosa che un Pokémon non ha vita. Va bene. Dio. Ah, ecco cosa voleva dire. Attenzione all'edge. Oh mio Dio. Devo stare attenzione. Ok, no, non ce ne sono più. Dipinto di una formica. Sembra che si possa togliere dal muro. Rimuovi. Ah, me lo porta appresso. Salviamo. No, è bloccata. E il dipinto devo portarlo alla formica, immagino. Formica? Ho il mio dipinto. È fico come lo ricordavo. Rimane ferma. Tecnicamente non dovrei schiacciarla questa formica. Dai, dammi una chiave. Ma vaffanculo, dammi una fottuta chiave per passare là. O almeno dammi una scaletta per poter andarmene di da qua che non si capisce com'è. Non posso. Ah, aspetta. Appoggia a terra il dipinto della formica? Oh, fi. Oh, che è successo? Cà, ho schiacciato la formica? Vedo del sangue, tipo. Epilogo. È un ragno che ha preso la farfalla? Ehi, sexy. Una statua senza testa. E c'è una chiave. Oh mio Dio, si è mossa. Ehi. C'è un buco nel dipinto adesso? Ah, non puoi prendermi, eh? Non puoi prendermi. Can't touch me. Ok, basta fare i cretini, andiamo. È caduta di sotto? Ha rotto un vetro cadendo? La cosa non si fa interessante, vi dirò la verità, eh. Ah, formica, mi dai la chiave adesso? Che è successo al mio dipinto? Ciao, io non ne so nulla. Ah, salviamo. Oh, a proposito, mi sa che ce l'abbiamo adesso la chiave. Oh sì, chiave verde. Va bene, ragazzi, diciamo che questo gameplay può terminare qua. Noi ci vediamo per il prossimo qui col vostro Vale93 Bar. Ciao!